Poracci, benvenuti o bentornati su TG Poro, l'unica trasmissione che si vede meglio su Wii U. Oggi in questo episodio parleremo della prima recensione di Super Mario 3D World per Switch, delle vendite di PS5, di un'improbabile collaborazione tra Netflix e Nintendo che però non ha mai visto la luce e non solo. Prima di iniziare, se volete supportare il mio canale e fare in modo che il flusso di memini e intro fuori di testa non si fermi, vi ricordo che ci sono tantissimi modi per darmi una mano. Potete lasciare like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche oppure seguirmi su uno dei miei social, altrimenti se volete potete regalarmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete le versioni HD dei memini che tanto vi piacciono. Iniziamo! Super Mario 3D World più Bowser's Fury ha ricevuto la sua prima recensione. L'articolo arriva direttamente dal Giappone ed è spettato alla famosissima rivista Famitsu il compito di aprire le danze della critica per quanto riguarda l'attesissimo ritorno del capitolo di Mario apparso su Wii U. Il porting è stato promosso? Decisamente sì, ma ci sono delle considerazioni da fare. Il gioco ha infatti ricevuto una valutazione complessiva di 36 quarantesimi. Le votazioni su Famitsu sono composte da 4 pareri distinti di altrettanti recensori che attribuiscono un voto da 1 a 10 al titolo in questione. Nello specifico, Super Mario 3D World più Bowser's Fury ha collezionato un 9, un altro 9, un 8 e un 10. Un punteggio che si avvicina alla perfezione, ma che è leggermente più basso di quanto ottenuto dalla versione originale, che aveva raggiunto un totale di 38 su 40. Si tratta pur sempre di un porting e solitamente Famitsu non dà molto spazio tra le sue pagine a riedizioni e remaster, eppure 3D World ha saputo colpire in positivo i recensori, nonostante non si tratti di un nuovo gioco a tutti gli effetti. Tra gli aspetti positivi dell'esperienza vengono citati il nuovo add-on Bowser's Fury, un'aggiunta molto divertente che ha impressionato per la sfida proposta e soprattutto per la sua rigiocabilità. Anche l'online play ha ricevuto delle lodi, citando la sua ottima integrazione all'interno della storia principale di 3D World. Contestualizzando ulteriormente il voto, Super Mario Odyssey era stato valutato con un 39 su 40 sfiorando il perfect score, mentre Super Mario Bros. U Deluxe aveva preso 32, un voto inferiore rispetto alla sua controparte Wii U, che aveva raggiunto il 36. Andando un pochino indietro con la storia di Mario, non dimentichiamoci anche il 38 di Galaxy 1 e il 37 di Galaxy 2. Insomma, più o meno siamo sempre lì, e anche questa riedizione di 3D World sembra confermare l'ottimo trend positivo di Mario in 3D, in attesa di vedere se anche in Occidente la ricezione della stampa sarà altrettanto entusiasta. Cambiamo completamente fazione e passiamo dalle parti di Sony e PlayStation 5. L'azienda giapponese ha infatti rilasciato i dati di vendita della console appena arrivata e i numeri relativi all'ultimo quarto del 2020 sono piuttosto impressionanti, nonostante gli evidenti problemi sia di produzione che di distribuzione dell'hardware. L'utente Twitter Daniel Hamad ha sintetizzato perfettamente tutti i dati comunicati da Sony. L'azienda giapponese ha dichiarato di aver distribuito 4,5 milioni di PlayStation 5 fino al 31 dicembre 2020, e considerando il sold out della console su scala globale possiamo considerare questo numero come effettivo delle unità vendute, un numero complessivo in linea con quello raggiunto da PS4 nel 2013. Per quanto riguarda i giochi nel 2020, sono stati venduti ben 18,4 milioni di titoli first party tra le esclusive PS4 e PS5, e la next gen è partita nel migliore dei modi per Insomniac, che ha distribuito la bellezza di 4,1 milioni di copie di Spider-Man Miles Morales. La console è venduta in perdita, ovvero la sua produzione e distribuzione vengono a costare più del prezzo suggerito al pubblico, ma Sony è in grado di ammortizzare questi mancati profitti grazie ai settori in forte crescita dei giochi in digitale, add-on a pagamento e servizi in abbonamento, che hanno generato un profitto complessivo di 5 miliardi nell'ultimo trimestre. Il PlayStation Network conta un numero attivo di utenti pari a 114 milioni e gli utenti abbonati al PlayStation Plus sono ben 47,4 milioni, un incremento significativo rispetto ai 38,8 del trimestre finale dell'anno precedente. Insomma, la divisione gaming di Sony se la passa alla grande e ora l'unico grande ostacolo è la reperibilità della console,
che se fosse disponibile potrebbe raggiungere ben altre cifre. Sony si è impegnata a distribuire altri 3 milioni di PS5 entro marzo 2021, senza specificare però quali saranno i mercati di riferimento che beneficeranno maggiormente del restock. Secondo voi quando la console sarà finalmente acquistabile senza dover fare a gara con sciacalli e scalper online? E ora una notizia abbastanza particolare. A quanto pare la tanto rumoreggiata serie live action basata su The Legend of Zelda e prodotta da Netflix era effettivamente in lavorazione, fino a quando Nintendo non si è chiamata fuori dal progetto, e per un motivo assurdo. La conferma arriva dal comico americano Adam Conover, che durante la partecipazione al podcast The Surf Times ha raccontato di quando nel 2015 stava lavorando per College Humor alla produzione di un progetto realizzato in Claymotion e basato sull'immaginario di Star Fox, un prodotto che si sarebbe ispirato al lavoro di Wes Anderson con Fantastic Mr. Fox. Nintendo aveva commissionato in parallelo anche la realizzazione di un live action a tema Zelda prodotto da Netflix, ma tutto è stato annullato quando alcune informazioni preliminari sono state leakate dal servizio di streaming e sono apparse sul Wall Street Journal. Nintendo, su tutte le furie, non accettando una tale fuga di notizie, avrebbe deciso di annullare qualsiasi tipo di collaborazione con le due aziende, interrompendo di netto i lavori sulle produzioni. Una decisione abbastanza drastica, ma in linea con l'intransigenza tipica della grande N. E per quanto un film o una serie in Claymotion di Star Fox potrebbe avere il suo fascino, voi ve lo riuscite a immaginare un live action di Zelda? Io non lo so, forse è un bene che le cose siano andate così. E per chiudere, finalmente abbiamo la data del porting per Switch di Apex Legends, che uscirà il 9 marzo. Attenzione, perché dietro questa conversione c'è un nome che sinceramente non mi aspettavo di ritrovare e parecchie feature che faranno la felicità degli appassionati di questo Battle Royale. Come annunciato dal game director Chad Jr., la versione ad opera di Panic Button punta a riportare l'esperienza completa di Apex Legends sul piccolo schermo della Switch. Il porting supporterà non solo il cross-platform, quindi gli utenti Switch potranno competere con giocatori anche su altre piattaforme, ma saranno presenti anche tutti i contenuti stagionali, rendendola a conti fatti equiparabile a qualsiasi altra versione del gioco. In ritardo rispetto all'inizio dell'ottava stagione, gli utenti Switch riceveranno comunque dei bonus per mettersi in pari con gli altri giocatori. Sono curiosissimo di vedere l'ennesimo miracolo operato da Panic Button, che dopo aver portato l'impossibile su Switch, ha il difficile compito di rendere l'opera di Respawn Entertainment godibile anche su libri da Nintendo. Mi aspetto sì dei compromessi grafici, ma una fluidità in grado di pareggiare quanto visto su PC e console fissa, proprio come è accaduto per Doom Eternal. Inoltre, non dimentichiamoci che sì, si tratta di un free-to-play e anche di un'uscita in netto ritardo rispetto ad altre piattaforme, ma questo potrebbe essere un timido segnale di avvicinamento di EA all'ecosistema Nintendo, e il colosso americano potrebbe finalmente decidere di supportare come si deve una console con una base installata mostruosa. Secondo voi, l'arrivo di Apex Legends è un segnale importante da parte di EA? E questi poracci erano tutte le notizie del TG Poro di oggi, ci vediamo nei commenti per discuterne assieme. Sapete poi come supportare il canale, lasciando un like, attivando le campanelle delle porotifiche o seguendomi su tutti i social, vi lascio il link in descrizione insieme anche al link di Ko-fi, dove se volete potete donarmi un caffè virtuale. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro TG, Michele News, ciao!